Giornata di festa, la festa dello sport in particolare, tante associazioni, tanti ragazzi e atleti, è una serata particolare, speciale, molto bella, molto divertente. Grazie a tutte le associazioni, dietro le spalle vediamo dei ragazzi che fanno arti marziali. Un sindaco che ha praticato il karate e magari questa sera lo vedremo in piazza a fare un percorso? Lo farei molto volentieri, ma non ho praticato karate, ma ho praticato aikido e quindi stasera non ci sarà una dimostrazione di aikido. Però è molto bello vedere questi ragazzi che stanno dando il massimo di loro stessi, tante giornate, tante serate di studio e di pratica delle discipline si traduce poi in momenti anche dove la possibilità di far vedere che cosa vuol dire autodisciplina, aver imparato delle tecniche, dei movimenti e soprattutto aver giocato insieme agli altri ragazzi. Siamo con l'assessore allo sport Antonella D'Afflitto. Terza edizione della Festa dello Sport. Oltre 300 gli atleti premiati questa sera. Una serata con un pubblico di atleti grandi e piccoli in una piazza Zei gremita di famiglie e di amici. Era importante davvero celebrare lo stare insieme, l'amore assoluto per lo sport che non è soltanto agonismo, ma è riconoscere dai più piccoli quelle che sono davvero delle eccellenze del territorio, di chi si cimenta tutto l'anno nel movimento. Lo sport è salute, è stare insieme, è rispetto, è formazione, è saper anche stare con gli altri e davvero vedere tutti questi ragazzi più piccoli e più grandi insieme per in qualche modo celebrare una grande festa ci riempie davvero di gioia. Grazie a tutti coloro che hanno davvero collaborato, le associazioni sul territorio sono tantissime, sono tantissimi i volontari che si dedicano ad insegnare ai ragazzi, questa sera ci sono davvero tutti, pallavolo, pallacanestro, pattinatori su rotelle, twirling alle mie spalle, i ragazzi della Talarico del karate, ci sono davvero tantissime associazioni amatoriali e non. Quello che penso che sia bellissimo è anche il teatro di questa piazza che abbiamo eletto come teatro per questa festa ogni estate, una serata di tutti e per tutti. Ringrazio la Proloco che ci aiuta nell'organizzazione e l'Avis che offrirà un rinfresco a tutti quanti e la musica. Grazie.